Io sono arrivato in Sicilia nel 2012, sono originario delle Isole Canarie. Lavorando alle Isole Canarie con i miei genitori, con mio nonno, facciamo vino sfuso. Ho studiato prima ingegneria agricola e dopo ho fatto enologia. Quando ho studiato enologia, un amico mi ha consigliato di venire in Sicilia. In Sicilia, ad Ariano Chipinti. Sono stato lì una vendemmia al 2012 e ho conosciuto l'Enna. Quello che l'Enna ti fa venire, ti fa anche stare qua, è il vulcano, che comunque è un vulcano attivo, è il suolo, è il poter coltivare a livello d'altezza in piccolo spazio. Per esempio, andare da 500 metri fino a 1000 metri, ci metti niente 10 minuti, 20 minuti in macchina. E vedere le differenze che si trovano in diverse zone dell'Enna. L'idea è che arrivano tante persone da fuori sull'Enna, a parte che Sicilia è sempre stato un posto dove tante persone vengono a visitare, dentro il Mediterraneo, c'è il mare, c'è il sole, c'è la temperatura bella. E dopo questa parte in particolare c'è anche il vulcano. Penso, per esempio, qua le vigne, quando è arrivato Frank Cornelissen, Mar de Grazia, Franchetti, che comunque non era manco della Sicilia, che era intorno al 2001, era una zona che era molto in decadenza. E loro, quando sono arrivati, che sono persone del mondo del vino, e hanno trovato il tipo di suolo, le varietà che ci sono qua, che sono varietà autoctone, sono piante vecchie, sistemi tradizionali di allevamento. Si sono innamorati di questo posto, uguale che quando io sono arrivato nel 2012, che ho visitato l'Enna, subito ho voluto venire a vinificare qualcosa qua. Quello che mi interessava di più era conoscere un territorio che sia vulcanico, uguale che le Isole Canarie. È un posto spettacolare come l'Enna, dove c'è un suolo molto particolare. E il terroir, per esempio, qua cambia, dipende da dove sei, perché il suolo coltivabile normalmente sono suoli che si sono creati con milioni di anni, molti anni, tanta eruzione, che sono suoli che vengono dalle eruzioni piroclastiche, dove le cenere vulcaniche sono state trasportate con il vento e si sono trasportate e hanno coperto tutta una parte del territorio, che è quello che si può lavorare. La parte dove sono le colate, che sono pietre, sono molto difficili perché comunque lì no, non è possibile fare un coltivo. Quello che era vicino, che c'erano pietre, c'era un po', si formavano le terrazze e tutto questo suolo cambia, dipende dalla zona. Quella differenza in testa, differenza del suolo, differenza fanno che alla fine fanno un terroir molto diverso, dipende da dove ti trovi, anche se sempre è suolo vulcanico. Una delle cose che a me sono piaciuti quando sono arrivati sono stati il sistema tradizionale che c'era di coltivo. C'era l'alberello, che è un sistema di coltivo che solamente avevo visto qua in Sicilia. Per me l'alberello, che è un sistema tradizionale che si è usato da molte generazioni, è importante per il paesaggio del posto. È importante per il paesaggio, è importante anche per l'ecologia del posto. Nel senso che i pali di castagno vengono dai boschi che si sono intorno all'Enna. Queste pali le prendiamo, le usiamo in vigna. Era il metodo più semplice per mantenere una vegetazione che arrivasse sia ventilata e poteva prendere il sole dai diversi posti, dalle diverse zone. Nel caso nel 1800, 1800, principio del 1900, c'era il commercio del vino, che quasi tutto l'Enna era piantato in alberello. Quando sono arrivato in Sicilia, per me Nerero Mascalese è stato importante all'ora di venire nell'Enna. Per me Nerero è una bella varietà, ha un ciclo lungo, per me è molto una varietà abbastanza resistente, anche una varietà che dà una caratteristica al vino che io sento a volte similitudine con qualche varietà delle Isole Canarie, ma lo sento per il fatto anche che sia vulcanica. Sempre quando lavoravo anche alle Isole Canarie, di forma tradizionale, sempre abbiamo passato un'agricoltura organica. Dopo, quando sono arrivato sull'Enna, è un po' anche quello, perché
quello che fai in un posto non puoi fare ad un altro posto. Uguale che qua sull'Enna, come sono tante vigneti, e noi lavoriamo intorno a nuove vigneti diverse, diverse zone. Per me è importante rispettare prima le varietà che ci sono, e i suoli che ci sono, mantenersi se c'è un olivo, mantenere l'olivo, se sono ciliegie, mantenere le ciliegie, messo la vigna, e mantenerlo che un coltivo come si faceva qua una volta, perché penso che questa differenziazione che sono in tutto questo ambiente, questa ecologia che si è formato, è importante per il prodotto che facciamo. È importante rispettare quello che troviamo in vigna, riprodendo tutto, nel senso che mantenendo le varietà che ci sono, mantenendo i cloni, moltiplicandole dove sono mancanze, rispettando che ci sono alberi, e dopo portarlo in cantina. Portandolo in cantina è semplicemente accompagniamo la vinificazione in generale. Non facciamo interventi sul prodotto che arriva, perché penso che è abbastanza buono. Ma qua deve pensare che il clima in Sicilia è molto buono, la viticoltura è molto semplice. O penso che nel futuro continuiamo a mantenere lo che è il territorio, e spero che comunque questi terreni, questi vigneti vecchi si rispettano, che le terrazze si continuano a fare. Credo che le persone del posto sono stato sempre importante e saranno importanti per lo che è la viticoltura e lo che è per il territorio. Nel senso che quando sono arrivato nel 2013 c'era un territorio che già era meglio curato di prima, ma con gli anni hanno sistemato più le strade, le persone del posto hanno cominciato a lavorare di più, ha dato più vita, più movimento. Penso che sia importante per il posto e per noi che continui questo crescimento fino a un certo punto, perché comunque i terreni sono quelli che sono.